Aspettiamo Malagò, che dite? Ci siamo insieme a Giovanni? Aspettiamo Malagò. Eccolo qua. C'è Giovanni. Vai. Fate una domanda, andiamo a piacere. Mostretti, larghi. Devo fare un passo indietro io. La nostra televisione. Senti, il bilancio ovviamente di questa giornata è quello che le chiediamo. Dolce amaro. Vabbè, diciamo che intanto il bilancio è quello di una bellissima partecipazione italiana. Siamo a casa Italia, secondo molti esponenti del CIO è il luogo più bello delle varie sedi dei paesi. Una grandissima iniziativa di apertura il 3 sera. Quanti erano? 43 membri del CIO che erano presenti, quindi una bella realtà. Poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare con il presidente Bach e con gli altri, una bellissima cerimonia dove Federica Pellegrini e tutti i nostri atleti hanno fatto bellissima figura. Oggi è arrivata la prima medaglia, ancora non è chiusa la giornata, esatto. Ma la prima medaglia è arrivata, poi vediamo se ci daranno qualche altra soddisfazione. Direi naturalmente che tutti noi avremmo firmato stamattina per l'argento nella spada, poi vista come è andata la finale speravamo qualcosa in più, ma questo non toglie niente al grande risultato di Rossella Fiammingo. Tanta amarezza per il ciclismo, perché la squadra secondo tutti noi aveva fatto una cosa straordinaria, anzi diciamo bravo anche al commissario tecnico Cassani che aveva impostato una gara splendida con tutti a servizio di un grande finale, con Aru stesso che ha fatto un lavoro egregio negli ultimi chilometri per lanciare Vincenzo. Poi è accaduto quello che può accadere, cioè una cosa l'imponderabile a 11 km alla fine, peccato soprattutto per Vincenzo. Adesso torniamo a casa insieme, nel senso che gli diamo un passaggio in aereo così che domani possa subito operarsi. Si opera credo domani sera, sì, o lunedì mattina. Doppia quindi fortuna. Lo lasciamo a Firenze e poi va su a Brescia a operarsi. E niente, poi gioia stamattina nel vedere il beach volley, abbiamo vinto, abbiamo bene la pallanuoto. E adesso vediamo come vanno i 400 di Detti, vediamo come va la staffetta femminile, non sarà facile, ma comunque siamo anche lì nella finale. E poi domani si riparte, cioè, noi stiamo a casa, Giovanni sarà qua a godersela dal vivo, però ci tenevo a essere presente e soprattutto a dare un messaggio di vicinanza, di profonda vicinanza a tutto il mondo sportivo italiano che ha una grande responsabilità, quella di vincere le medaglie alle Olimpiadi, certo sì, però anche e soprattutto quella di affrontare una stagione difficile del nostro tempo con i valori e gli ideali dello sport. Ecco, questa è la cosa su cui stiamo cercando di marcare tutta la nostra azione come governo e credo anche come CONI. E c'è anche da perorare la causa di Roma 2024? Abbiamo già detto, siamo in tregua olimpica, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto però, quindi abbiamo fatto tutti i nostri incontri. Bach oggi è stato gentile sempre. Bach è sempre gentile, però per definizione. Per definizione il presidente del CIO è stato gentile, poi credo che fosse contento, come giusto che sia, perché l'inaugurazione è andata molto bene, no? La cerimonia ieri è stata una bellissima cosa. Verrà qui l'otto a Casa Italia, scusate ho poca voce, dal primo giorno già sto messo così, è preoccupante fino alla fine, però devo dire che oggi l'incontro lo chiamano col protocollo bilaterale col Presidente del Consiglio, con i membri del CIO, con la struttura di Losanna, è stato veramente, a parte il caldo. C'era leggermente caldo, eravamo a rugby. Stavamo a rugby perché è buona usanza dei Presidenti del CIO andare a vedere la prima gara dell'assegnazione della medaglia e in questo caso la prima disciplina sportiva che rientrava come il rugby a 7. Insomma c'è fiducia. Io credo che oggi ci sia soprattutto la consapevolezza che rispetto alla questione Roma 2024 l'Italia c'è. Un anno fa nessuno avrebbe scommesso sul fatto che il nostro dossier sarebbe stato il dossier tra probabilmente il dossier migliore. Poi naturalmente ci sono tutte le questioni che conosciamo e che affronteremo a tempo debito, però l'Italia c'è e dal punto di vista sportivo oggi è stata una bella giornata di sport. Peccato per il ciclismo perché rimane tanta amarezza, ma il fatto che i nostri atleti siano
tutti lì, in grado di giocarsela fino in fondo, dimostra che il lavoro che ha fatto il CONI, che hanno fatto le singole federazioni, è un lavoro prezioso e bello. E da stamattina, ripeto, la prima partita è stata alle 10, il beach volley che ha inaugurato il torneo di beach volley in questo piccolo impianto, 25.000 persone per il beach volley, e io ho ancora da capire come fa a fare quella battuta, cioè che ancora non ho, sì, ma come fa a fare quella cosa che è straordinaria, cioè, no, ci abbiamo parlato adesso un po', ci ha spiegato come funziona lo schema, ma stamattina ne parlavamo. Chiediamo scusa, ma dobbiamo andare a vedere le finali del nuoto. In bocca al lupo a tutti, buon grazie. Lavoro di cuore. Grazie. Senti, l'unico peccato è che forse Roma manca proprio. Come? L'unico peccato è che Roma manca, nel senso che la... Ragazzi, scusate un attimo, abbiamo detto tregua olimpica, abbiamo parlato, grazie. Abbiamo fatto grazie. Il racconto. Cosa l'ha emozionato di più? Sì, suo figlio, non è che faccio il portavoce mio figlio, sono il portavoce di Malagò, però devo dire che Bach ci ha regalato una torcia olimpica e una mignon che utilizzeremo i tornei in famiglia. In bocca al lupo a tutti. Vi vedo particolarmente aperti su molte, cioè io mi aspettavo una domanda su come abbiamo fatto fuori la Spagna 9-8, oppure su come la Errani, dopo aver perso il primo set, ha recuperato, o mi aspettavo addirittura la domanda sul pugilato, perché comunque è stata... Eppure vi vedo molto sensibile a un argomento sul quale, direbbe Malagò, c'è la tregua olimpica. Grazie. Quindi buona serata a tutti. Facciamo i complimenti a Davide Oldani. Che sì, dov'è Davide? Ecco, fate un applauso a Davide. L'Italia è anche questa. Ciao, in bocca al lupo, Davide. Grazie mille. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao.